Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Win Streak. Come avete potuto vedere, la prima casellina, che era stata inizialmente colorata di blu per non spoilerarvi il risultato della puntata speciale andata in onda sull'Instagram TV di Pokémon Millennium, è tornata del suo colore naturale, ossia il verde che ci piace tanto. Tre vittorie su quattro partite, un bel rimorso peraltro per quella casella rossa perché sarebbe stato altrimenti un bel filotto, ma noi questo filotto cercheremo di metterlo in atto già a partire da questa puntata perché il team merita, mi ci trovo davvero bene, un ottimo team fatto da un giocatore super competitivo come Davide Dinamo Cauteruccio, che adesso potremmo chiamare Dynamax Cauteruccio, e che quindi mi rende nelle mani, insomma. L'ho già descritto nella prima e anche nella seconda parte qua sul tubo. Se volete andare a vedere un po' più nel meandro come è stato costruito, insomma, andatevi a vedere quel video là. Io mi butto subito immediatamente in Battlespot prima di cominciare, però vi chiedo al solito di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se non vi siete iscritti e se non l'avete visto, di andarvi a vedere non solo il video su Spada e Scudo, dove abbiamo approfondito con un bel focus la modalità Dynamax, cercando di sviscerarne i dettagli che a questo punto vanno oltre quelle che erano le ipotesi della prima ora, perché abbiamo dei dati certi, e poi anche di andarvi a vedere il simpatico video fatto con il buon Dlarz, una collaborazione così dove ci siamo divertiti a giocare sostanzialmente in random battle monotype e che rivedrete riproposte anche nelle prossime settimane nuovamente sul canale in questa seconda parte. Detto questo, via in Battlespot. Sigla. Italia, Ash 1654. Onestamente non pensavo che Ash fosse lombardo, ma guarda, se ne impara sempre tante a giocare su Battlespot. Allura. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Potrebbe non essere male qua il dare di Crobat. Un bellissimo Crobat Kyogre. Non lo so, ho questa Crobat Kyogre. Mettere Tailwind U-turn. Potrebbe starci, eh. Ho anche Crobat Rayquaza. Cioè, sicuramente ci sta bene Ferrothorn. Quindi si potrebbe fare 1, 2, 'Così mi piace. Sì, ci può stare, effettivamente. Perché Ferrothorn è un Pokémon che dà noia, a quel Dixrayli. E Rayquaza Choice Band più la Aids, attenzione. Possono anche già essere un'opzione a primo turno. Aids più Ashen, faccio per dire. Allora, lui farà un bellissimo Icy Wind. Io mirerei a tirare giù il Rayquaza. Poi vado di Tailwind. Ci sta che possa anche entrare con Incineroar. Portarmi a meno uno Rayquaza. Ma se lo fa leva fini. E se butta Incineroar e Mega Evolve Rayquaza e anche mi shotta il mio Rayquaza che tira un Ashent, si droppa, poi muore dal suo Ashent. Io poi entro con Kyogre. Che comunque non è malvagissimo di momentum, dai. Doveva stare qua un Aids più Ashent, ma non me la sono sentita.
perché io avrei dovuto predictare proprio al 100% allora questa prepotenza, che ve l'ho detto, probabile faccia, ma magari non la, se non l'ha fatta io butto via il tutto. Meno male, protegge, via. Farà un fake out, secondo me. Così quasi Eizo. Tanto lui mi fa fake out su Rei. Gli tolgo il più uno e che poi dopo mi muoio di extreme speed. Vabbè, io lo faccio comunque. Vediamo, Matty non fa fake out per una predict. Tanto male male sono sempre in tempo a fare. Il turno dopo, se entro con Kyogre nella slot di Rayquaza che me lo uccide, tanto lo pulisco dal più uno. Se me lo ammazza, entro con Kyogre, ho Super Fang e Zampillo. Ha rischiato una Prophet qua lui, andare doppio, ha rischiato una Prophet enorme. E ora ho Kyogre, Super Fang e Zampino. E la riunione dei carpentieri nell'appartamento accanto. Interessante. Molto probabile che lui tolga Inzi e butti fin quella slot lì. Ecco perché io andrò a fare Super Fang nella slot di Insigno per più sparo Zampillo. Tanto quella cosa mi sa che protegge. Lui si vorrà in qualche maniera riciclare il fake out, ne sono abbastanza certo. Che la bozzata di picchiare il muro, Maremma Cane! Ma è possibile! Allora, fini lì entra. E lui protegge. Gli si attiva la baccona, però tanto si danneggia, ragazzi. Allora, ora la faccio su Quasar, che probabilmente mi fa Crimson Speed su Kyogre. Che meraviglia! Salutate Xerneas. Ora mi farà un Icy Wind che renderà il suo Rayquaza più veloce di Crobat. No, meglio così. Light Screen no. Ci può stare, ci può stare. Io qui peraltro non ho nemmeno. Brutta cosa questa. Non ho Ice Beam, però vabbè. L'ultimo turno di fermi. No, è andata. Che dico. Allora la rimetto. Easy.
Lui secondo me mi ascenta Crobat, però. A me va bene se mi ascenta Crobat. E se mi ascenta Ferroturn, prende anche il rinculino di Iron Bulbs. Fa un bel danno, ma prende il rinculino. E noi bacconiamo. Più la Life Orb, sono tutti dannettini indiretti che potrebbero fare comodo. Vedrete, potranno fare comodo. Si fa Leech Seed qui. Allora, io sono rimasto con 43, quindi se mi fa Ascent su ferro muoio. Non voglio fare U-turn, gente. Non voglio fare U-turn. Ci stava. E avrei praticamente vinto, ma non lo voglio fare. Perché lo farò ora. Perché altrimenti metti lui fa Ascent su Crobat, io gli butto Kyogre. Perto. Mi faceva più comodo missare, ma vabbè, vorrà dire che mi riprendo di qualcosina. Lui muore, rientra con Rayquaza però. Però vediamo quanto mi riprendo. Siamo lì lì per reggere un Ascent, servirà un roll. Allora. Siamo lì lì per reggere un Ascent, servirà quasi un roll. Se io faccio... Madonna, ma mi disturbano martelli. Secondo me lui fa Ascent più Flare Blitz. Fa Fake Out, chiaramente. Io sono sempre più veloce. Sì, anche l'orologio, tutto. La fiera del... Gli Iron Ball. Vabbè, raga, bisogna rischiare, via. Bisogna rischiare. Si è fatto Ascent su Crobat pensando all'ingresso di Kyogre per proteggere Ferroton da Flare Blitz. Non ha fatto Ascent di là. E si prende Gyarados. Che devo fare? Il resto rimanere lì con Crobat. Questa era tipo, ma a me U-turn non è che mi sconfinferi molto, eh? Perché poi succede questo e il Flare Blitz lo prendo lo stesso. Ma non potevo fare altro. Perché anche avessi fatto... Avessi fatto Super Fang su Incineroar... Sarebbe morto Incineroar e sarei rimasto uno contro uno. Kyogre contro Rayquaza e abbiamo visto da Ascent muore.
Perché io se faccio Super Fang su Incinero, lui rimane nel rosso, fa Flayblitz, muore di rinculo, non si riprende di bacca e io poi comunque perdo, perché finisce la Tailwind e lui protegge. Ecco perché avevo le mani legate e l'unica cosa che potevo fare era quella, quindi la mia è stata una giocata corretta e lui ha vinto una partita dove è riuscito a posizionarsi sostanzialmente meglio. Alle volte, vabbè, lo diciamo spesso e ve lo ridico, insomma, perché non tutti magari vedono tutti i video. Basta un turno e il turno chiave qua è stato il turno dove io non ho fatto il primo turno Aids più Dragon Ascent. È vero, ha protetto, ma questa cosa mi avrebbe permesso di non dover provare a fare Aids il turno dopo. Andiamo avanti, e anche WhatsApp Web. Sì, abbiamo più rumorini da inserire in questo video? Eh? No? Non ne abbiamo più? Benissimo, allora andiamo. Purtroppo rossa, ma sono contento. Poi io abbiamo perso con Ascent. Giappone 1625. Altro turno chiave sarebbe potuto essere prima. Stavo ripensando, fare U-turn quando aveva Rayquaza in campo e ha buttato Insigno. Però anche lì, se lo faccio e mi fa Ascent, va come poi è andata 2 turni dopo. Sono tutti 50 e 50, ragazzacci. Comunque, vediamo un po'. Qui non è male il Coco, forse. Coco fisico. Non è male il Coco fisico. Con la Z fisica potremmo fare i nostri dannacci. Non mi piace quel Gengar lì. Anche Ferro fa potenzialmente molto bene contro di lui. Non starei quasi a portare Rayquaza. Non lo so, via, sono un po' combattuto. Farei una cosa tipo Coco Crobat Inci. Coco Crobat Kyogre Ferro. Coco Crobat Inci. Coco è bello, Coco è bello, Coco è bello. Coco sta in panchina. Coco sta in panchina. Mi piaceva il discorso giocare Natale con Gengar, mi piaceva il discorso Stakataka, peccato c'ho la Z fisica, fossi speciale, ok? E allora parto con un lead tutto sommato piacevole, quasi sempre. Lui va di Lele Ivet e quindi. Ciao Kyogre, Ferro subitissimo. Non ho Snarl, è vero, sono la Z. Forghetto sempre. Allora, aiuto, torniamo, via. Se ha sparato la Z nella Sword di Kyogre sono comunque in grado di incassarla. Ma ci va di Psyshock, è chiaro. 25, non di più. Tailwind. Guarda. Lento sono e lento rimango, non ti preoccupare. Non butto certo Crobat, A perché non lo voglio far vedere, 2 perché lo voglio invitare. Chi potreste buttare su? Io non voglio Z. Quindi proteggo.
si fa dopo. Voglio Z più Psyshock su Ferro. E potete vedere, lui rimane, farà Psyshock, probabilmente secondo me l'ha fatto su Ferrothor. E vedrai anche Zeta. Buono. E l'abbiamo, fatta sciupare. E questo è ottimo. Anche perché io ero fake out, figlio. È probabilmente fisica, quindi è a meno 2, quindi ora posso anche non proteggere. Lui avrà Kyogre. Ora lo leva su. Butta Inci. Speriamo di colpire con Lich Seed. Kyogre, ottimo. E YouTube ce l'abbiamo. Ok, scopriamo tutti e quattro allora. E vinci, buono. Io rientro col mio, allora, che avrebbe. Mi ha fatto Tailwind. Subito Z. Anche Crobat. No, devo entrare col mio, perché così quando lui leva il suo rimane la reina col mio. Banalmente. Qui ci stiamo riposizionando benino. Lui la Z non la può fare. Oddio. Lui è ancora sotto Tailwind. Se mi entra, questo è un bel turno per me. È un turno da eventuale doppia kill. Era chiaro. Miss abbastanza peso, come potete vedere, perché il Kyogre sarebbe morto. Però che vi devo dire, ragazzi? Lui Kyogre lo leva. Se fa Psyshock più Origin Pulse è bravo e fortunato, perché l'ha anche evitata, ma lui Kyogre lo leva. E a noi fa bene uccidergli l'Ele.
perché è quello più veloce di Crobat, perché è quello che ci pizzica Kyogre. Ora ci esce il Focus Blast, ma vabbè. Non c'è più campo, quindi potenzialmente può fake outare anche Kyogre, ma tanto lui ora vedrete che entrerà con Iveltal. Io vado di Crobat Age. Peccato per quell'Origin Pulse, però non c'è da... Bene, noi mettiamo Trick Room ora, Tailwind. Benissimo, perché lui non la rimette un Iveltal. Anche se fa U-Turn. No, fa Flailblitz, però e ti hai buttato in campo il tuo Kyogre, giovane amico. Farà Protect o Iveltal nella slot di Kyogre? No. E allora? E allora? U-turn. Iveltal. Super fan più Z, cazzo, sarebbe figo. Io lo faccio. C'è anche Dark Aura, anche se entra in Signore almeno uno, il suo bel danno glielo fa. Tanto Kyogre o protegge ora più mettere Tailwind, o se anche non protegge, a me se tiro giù Iveltal, ragazzi, va bene. Bene, 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 raga, questa al solito ve la devo togliere perché è coperta da copyright. E quindi morendo Iveltal. Niente Tailwind, Speed Control è per me. Lui magari mi tira giù in Signore. Ma a me non me ne frega a questo punto niente, perché entro con il mio di Kyogre. Oddio, calma, possiamo sempre perdere. No, c'ho Zampillo ancora. Stavo dicendo, possiamo perdere per oggi in put. Questa l'ho giocata bene, sono contento. Anche quella di prima non l'ho giocata male. Ci vuole alle volte un po' più di coraggio. Bisogna anche capire fra team e team quando c'è bisogno di team che vanno giocati con coraggio. Né più né meno. Potrei fare Zanzara. Perdonatemi. Vieni qui che ti devo ammazzare. Madonna, quanto è grossa questa. Buzzwell. Vieni. Pam. Tutti su, rinviato. Allora, scusate. Man versus Zanzare. Dai, vi forfetta lui. Infatti. Casellucia verde. Casellucia verde, benissimo, benissimo. Una bella vittoria che ci riporta nuovamente in carreggiata. E noi siamo a 4-2, quindi. Buono.
Ragazzi, è già giunto il momento di salutarci perché il minutaggio, insomma, è già andato oltre una certa per un video godibile sul tubo, quindi per oggi vi saluto. Mancheranno allora a questo punto altre due puntate di Win Streak con questo team che, insomma, penso si veda, mi diverte e spero che vi diverta anche a voi a casa. Io vi invito a lasciare mi piace, a commentare, ad iscrivervi al canale e soprattutto, se siete già iscritti al canale, commentare e mettere mi piace. Badate bene, mi dareste un aiuto veramente biblico perché non sembra, ma purtroppo è un mondo comandato dagli algoritmi, ragazzi. Io vi saluto, vi ricordo di andare in descrizione, andate su Pumpling, avete la possibilità, codice promozionale Pardini, di vedervi salvati un 15% dell'ammontare della spesa che farete. C'è il link per la Team Acqua Academy, il link di TP, insomma, c'è tante belle cosine in questa descrizione, andatevele a vedere.